di essere invincibili, di essere immortali. L'imprint è stato un altro degli elementi che è stato messo in atto sempre dal potere guerrafondaio della grande finanza internazionale, non ce lo scordiamo mai. E l'imprint serviva ad ammazzare gli uomini come insetti. Gli esseri fosforici serve ad ammazzare gli insetti infestanti come gli uomini. Perché qui siamo di fronte a un tema molto più ampio. Qui siamo di fronte all'eccidio consapevole di masse enormi di cittadini, tant'è che ogni tanto circola anche sul web, e c'è l'intenzione del grande potere mondiale di ridurre la demografia mondiale a 5 miliardi di esseri. E questo è fatto non con i corpi crematori di hitleriana memoria, che di memoria non si sa quanto abbiano, ma soprattutto con una serie di azioni di genocidio concentrico, attuato attraverso moltissime tipologie di azioni in tantissimi campi, anche apparentemente del tutto distanti dalla strategia che si vuole porre in atto, ad esempio attraverso la sottrazione dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini, per esempio quell'immondiziaio assoluto che è stato l'approvazione attraverso 7 diversi governi, a partire da Giuliano Amato fino al secondo governo Berlusconi, quando nel 1999 fu approvata la legge 130, che prevedeva che il debito che era inizialmente dovuto alle banche, tutto da vedere o meno, era lecito concederlo come trattazione ad un tribunale internazionale invece che a un tribunale nazionale. E la domanda è questa: allora, in tutto questo, che cosa può essere appunto la reazione che può svolgere il cittadino comune e la cittadinanza nel suo complesso attraverso la lotta sociale, la lotta politica, la lotta giuridica, giudiziaria, con proposte di legge, eccetera. Questo è uno dei punti che va chiarito, perché questo è chiaro: ci hanno attaccato, ci hanno sottratto, ci hanno deturpato, adesso dobbiamo metterci di nuovo in azione per cercare di rimettere a posto le cose. Che cosa è la priorità da fare? Ok, tutti noi siamo consapevoli che è una sostituzione etnica in corso. Ci saranno le elezioni l'anno prossimo, non mandiamo a potere coloro che sono collusi con i cosiddetti poteri forti che da secoli determinano la storia dell'umanità. Perciò in questo momento storico i vaccini probabilmente, il decreto Lorenzin serve per ammazzare una generazione intera. Perfetto. Perché i militari dicono che dopo 5 vaccini fatti contemporaneamente c'è l'alterazione del DNA, 8 vaccini fatti contemporaneamente, così come lo fanno